Non importa, è importante che bisogna comunque essere sempre a posto, esteticamente a posto. Questo è il diktat di questi anni moderni, perché volenti o nolenti siamo sempre sotto l'occhio guardingo di qualche telecamera. Sempre. In banca? Oh, in banca. Vai di lunedì in banca a fare un prelievo, eppure vedi che mentre quello conta, tu vedi che c'è una telecamera, quindi stai in banca, però. Quanto doveva prendere? 1.000 euro. Quanto? 1.000 euro. Ma che vuole da me? Non sto a dire a lei, mica c'ho l'asso, sto facendo affari tua, per dirti, no? Così. Dal benzinaio. Tu c'hai il furgone, stai facendo gasolio, però vedi che c'è la telecamera, allora un po' la panza la ritiri, capito? Al supermercato, per esempio, mentre prendi i pelati, comunque c'è la telecamera e li prendi con eleganza, il riso soffiato, l'acqua light, capito? Li metti dei crackers, li fai anche un giochino, perché sai che sei sottoposto allo sguardo del grande fratello. Per esempio al megastore di elettrodomestici, c'è sempre un megastore di elettrodomestici, in fondo, dopo le lavatrici, e ci sono i televisori, tutti accesi sullo stesso canale. Tu dici, ma che canale sta? Al tuo, perché stai te, se vede che te sta a scaccolare su tutti i canali in mondovisione.